Buongiorno ragazzi, ultima lezione della nostra stagione, ultima lezione del nostro corso di pallavolo. È stato un anno un po' travagliato, siamo partiti con un'idea, abbiamo dovuto proseguire cambiando e ovviamente non è stato facile da parte mia e non è stato facile neanche da parte vostra, immagino, poter fruire di questa nuova modalità a distanza, però intanto vorrei ringraziarvi per quello che è stato il nostro tragitto insieme. Spero che sia stato in qualche modo proficuo e comunque si sia reso utile anche in questa veste tutta particolare che era impronosticabile all'inizio della stagione. E nulla, siamo un po' ai titoli di coda e tiriamo un po' le somme. Ultima lezione, come vi dicevo, poi vi manderò il documento riassuntivo per quanto riguarda il materiale, per quello che saranno tutte le tematiche oggetto di esame finale. Conto di potervelo inviare nei prossimi giorni e in maniera che voi possiate iniziare a visionarlo e a studiarlo prima degli appelli. Rimango comunque sempre a disposizione per fugare quelli che potrebbero essere i vostri dubbi personali riguardo delle tematiche trattate o anche di altre eventualmente. Alcuni di voi l'hanno già fatto, mi hanno sottoposto da visionare alcuni lavori o alcune proposte, alcune idee per quelli che sono i vostri percorsi di studio. Se ritenete che la mia opinione possa in qualche modo essere utile al vostro processo formativo, al vostro processo accademico e quindi comunque attendere a quello che sarà il vostro valore professionale nel campo delle scienze motorie in generale e di quelle che sono le mie competenze, volentieri mi rendo disponibile a dare un mio parere, una mia opinione a riguardo. Mi trovate ovviamente al mio indirizzo email istituzionale. Quello rimarrà sicuramente attivo fino a settembre. Poi io sono un docente a progetto, quindi dovrò essere eventualmente rieletto. Ma in ogni caso trovate facilmente su tutti i social, Instagram, Facebook, al mio nome e cognome, i miei contatti personali. Oppure andate sul mio sito omarcapuzzo.com e tranquillamente potete trovare la mia mail personale dove potervi mettere in contatto e sottopormi quelli che potrebbero essere gli eventuali dubbi o se avete qualche parere da dovermi richiedere eventualmente. Passiamo a quella che è la lezione del giorno, carico interno e carico esterno percepito dal nostro atleta e andiamo a chiudere con questa tematica il nostro percorso stagionale per quanto riguarda il modulo di pallavolo. Ancora un grande grazie, so che non è stato semplice, so che non è stata la modalità che ci eravamo auspicati all'inizio, però spero che comunque sia stata proficua. Carico interno e carico esterno dell'allenamento. Questo è un argomento che secondo me è assolutamente focale se vogliamo imparare a condurre in maniera proficua il nostro atleta ad un adattamento che sia stabile, che sia programmato, che sia attendibile e ripetibile. E questo tipo di concetto si fonda su quelli che sono i tre parametri fondamentali dell'allenamento che certamente già conoscete. Quando parliamo di carico è ovvio parlare di intensità e con intensità cosa intendiamo? Può essere una percentuale di carico. Quindi un percentuale del sovraccarico che utilizzo in un dato esercizio in funzione del mio massimale. Oppure potrebbe essere la frequenza cardiaca, una percentuale in funzione di quella che è appunto il mio grado di frequenza cardiaca massimale. Oppure ad esempio il volume d'ossigeno. Insomma, ci sono tante opportunità per poter, come dire, pianificare quella che e la previsione di intensità del mezzo che voglio portare avanti in quella determinata esercitazione. Poi c'è il volume, che significa per quanto tempo espongo il mio atleta a quello stimolo? Quanto tempo gli faccio fare quel tipo di allenamento in termini di ripetizioni, ad esempio? Quanto tempo lo faccio correre a quell'intensità? Quanto lo faccio pedalare a quell'intensità? Quanto gli faccio fare la determinata esercitazione? Quello è il volume. E poi ovviamente c'è la frequenza. E con frequenza cosa possiamo intendere? Sia una frequenza in relazione alla seduta singola, quindi il rapporto che abbiamo tra lavoro e recupero, per esempio,
quanta frequenza abbiamo che mette in relazione l'intensità, le ripetizioni, i volumi che dobbiamo sostenere e i recuperi che abbiamo a disposizione. Oppure, se possiamo parlare anche di frequenza settimanale. Quanti stimoli gli proponiamo alla settimana? Quanti stimoli gli proponiamo al mese? E così via. Quindi ogni allenamento ha questo scopo, quello di ricercare un adattamento tramite un carico. In realtà abbiamo già parlato in precedenza del fatto che sull'allenamento cerchiamo un aggiustamento da parte dell'organismo e poi ovviamente attendere se arriverà a un adattamento. Qual è la differenza? Facciamo un esempio per cercare di capirlo in maniera più pratica. Facciamo finta di fare uno scatto. Dopo lo scatto, immediatamente che cosa si verifica nel mio corpo? Che la frequenza cardiaca si innalza. Quello è un aggiustamento in acuto. Cioè, immediatamente il mio corpo fa fronte allo stimolo a cui è stato assoggettato e propone una risposta. In quel caso, aumento della frequenza cardiaca. Però in cronico, quindi cosa significa? Se ripeto sempre quel tipo di stimolo, ogni giorno, ogni settimana, per un certo periodo di tempo, che cosa succede? Succederà che magari la frequenza cardiaca salirà di meno, o salirà più velocemente o più lentamente in funzione di quella che è la mia esigenza. Quello diventerà un adattamento, perché il mio corpo ha imparato ad ascoltare quello stimolo e a fronteggiarlo in una maniera organizzata e soprattutto è stabilizzata. Non diventerà più un problema da dover affrontare a livello di emergenza, ma sarà comunque un riscontro che avviene a livello procedurale. Quindi parliamo di classificazione dei carichi. Abbiamo di fatto una percentuale del carico pianificata prima della stagione. E questo da che cosa viene determinato? Per esempio determinato dal calendario, dagli obiettivi, quando voglio arrivare in forma per una determinata competizione, oppure per un determinato periodo che può essere ad esempio il finale di stagione perché ci sono dei playoff, o piuttosto voglio partire in maniera più brillante perché magari voglio mantenere la categoria e quindi cerco di guadagnare immediatamente i punti che mi servono per salvarmi, tra virgolette, e a quel punto cosa faccio? Metto in conto che lascerò una programmazione che a medio termine potrebbe anche determinare un mio calo dal punto di vista fisico, dal mio punto di vista prestazionale. Però questa è tutta una pianificazione che io sviluppo, tra virgolette, a bocce ferme, prima dell'inizio della stagione. E quindi abbiamo una percentuale pianificata. E poi abbiamo però anche una percentuale prescritta giornalmente di carico. Perché? Perché magari facciamo finta che o l'atleta ha dei problemi fisici, magari non è stato troppo bene, magari la settimana precedente ha saltato delle sedute perché ha avuto degli impegni, che possono essere anche semplicemente, non lo so, impegni istituzionali se fa l'atleta professionista, o magari se uno studente ha avuto degli esami da sostenere e non ha potuto fare completamente il programma che era stato protocollato. Diciamo che c'è una percentuale prescritta che è variabile rispetto a quella che era pianificata. Oppure se torniamo anche sempre sull'esempio della programmazione stagionale in funzione del calendario, magari mi devo qualificare per una tal coppa, la qualificazione non avviene, e allora nel mio calendario pre-season avevo in quella settimana una gara che mi ritrovo poi in effetti a non avere. E allora a quel punto è ovvio che io cambierò la programmazione del mio allenamento stesso, perché in quel momento lì, in quel determinato frangente, avrò una esigenza variata rispetto a quella che era la programmazione originale. E poi
c'è una percentuale completata dell'atleta, del carico. Che cosa significa? Significa che io posso preventivare 10 scatti da 10 secondi, però questo atleta al settimo non ce la fa più. Che cosa facciamo? Logicamente avremo una discrepanza. Avremo una discrepanza tra quello che è il carico programmato, il carico che era previsto giornalmente e quello che poi è stato effettivamente portato a casa. Ovviamente, più riesco a essere aderente, in particolare sulla percentuale prescritta giornaliera, quindi sulla singola seduta e quella che l'atleta riesce a completare, e più è probabile che riesco a mantenere, o in particolare riesco a monitorare al meglio quelle che possono essere le variabili in gioco per quello che è la riuscita finale del mio allenamento. Quindi l'obiettivo resta sempre programmare. Però questo è un dettaglio non da sottovalutare, cioè che il carico programmato non include lo stress biologico e psicologico dell'atleta. Che cosa significa? Significa che noi non possiamo avere un perfetto riscontro di quello che è lo stato generale dell'atleta in quel preciso momento. Tu puoi effettuare delle previsioni, puoi ipotizzare, ma in realtà poi la realtà potrebbe sconfessarti. Quindi tu programmi in maniera dettagliata tutte le tue idee, in particolare sulle questioni pre-season, sul tuo calendario gara, però poi alla fine ti ritrovi ad avere delle forte discrepanze tra quello che è il carico completato dall'atleta e quello che tu avevi programmato. Perché? Perché c'è dello stress, stress biologico, stress psicologico, che può essere anche dovuto a tanti aspetti, anche soltanto in alcuni casi dello stress di gare, di viaggi, di pressioni esterne, magari, non lo so, l'atleta potrebbe avere problemi familiari, potrebbe avere problemi scolastici, quelle cose incidono sotto il profilo prestazionale. E come possiamo valutarlo? Per esempio con dei questionari. Logicamente il questionario, soprattutto a inizio e fine di seduta, deve essere compilato in maniera metodica. In particolare è meglio, soprattutto all'inizio, farlo insieme all'atleta stesso, per parlare, tra virgolette, la stessa lingua. Cioè, se l'attività è molto intensa e l'atleta valuta l'allenamento, diciamo, mediamente intenso, abbiamo da dover cercare di parametrarci fondamentalmente. Perché? Perché se no la mia visione e la visione dell'atleta può essere falsata. Abbiamo poi un discorso di osservazione diretta, cioè il tecnico, guardando l'atleta stesso, deve essere in grado di notare se quel giorno lì ne ha o non ne ha, tra virgolette. Lasciatemi passare il termine. Dobbiamo imparare a capire, a essere sensibili, a cercare di notare quelli che sono i dettagli. Poi ovviamente più sono bravo a vedere, a notare quelle che possono essere le piccole variazioni, più sarò bravo sotto il profilo della mia gestione dell'allenamento. Poi ovviamente ci sono i parametri fisiologici, quindi cosa significa? Potrei avere un cardiofrequenzimetro. Al cardiofrequenzimetro vedo che la sua frequenza cardiaca è particolarmente elevata. Per fare questo però ovviamente devo avere dei parametri di riferimento, è sempre una questione a livello relativo, in quel dato momento, in quel dato giorno, in funzione di quel dato atleta o dei riscontri che potrebbero essere variati. E poi ci sono le percezioni dell'atleta stesso. Quante volte diciamo ai nostri atleti di provare a fare qualcosa e darci dei riscontri, magari, sai, dopo un periodo di stop, un periodo di infortunio, magari tu gli chiedi quello che è il suo di riscontro. Questo è ovviamente
da valutare anche in funzione di quello che è il livello dell'atleta stesso. Deve avere un certo tipo di percezione di se stesso, tra virgolette molto poco funzionale magari chiederlo a un ragazzo giovane o un bambino. Sicuramente magari da quel punto di vista lì, se ho dei gruppi giovani o comunque dei bambini, dei piccoli atleti, sicuramente io mi indirizzerei più verso un'osservazione diretta ed eventualmente dei parametri fisiologici. Eviterei di chiedere delle opinioni o comunque nel momento in cui le chiedo dovrò chiederle nella maniera giusta e riscontrare in maniera idealizzata quelle che sono le loro percezioni e cercare di mediare in funzione di quella che poi è la realtà dei fatti. Questo è un dettaglio fondamentale. Quindi selezionare la valutazione anche in funzione del gruppo che abbiamo in carico. Quindi come facciamo a monitorare, ma soprattutto quali parametri usiamo, quali metodi possiamo usare? Possiamo usare dei marker. Il marker che cos'è? È una risposta che il corpo dà in funzione a uno stato di malessere. Facciamo degli esempi clamorosi, ad esempio se l'atleta ha la febbre. L'atleta, l'innalzamento della temperatura cardiaca è evidente che è uno stato di malessere. Questo ovviamente parlando di vita quotidiana. Possiamo fare questo discorso in funzione, per esempio, della frequenza cardiaca. Misurando la frequenza cardiaca a riposo con un po' di costanza, che vuol dire magari, sai, 5-6 volte 5-6 giorni di fila, 10 giorni di fila, al mattino, appena alzato, anche semplicemente proprio, diciamo, ancora nel letto, quindi proprio un piccolo monitoraggio di quella che è la frequenza cardiaca. E poi testare la frequenza cardiaca a riposo, prima della prestazione, o comunque una volta effettuata la fase di cool down, quindi diciamo proprio la fase, in realtà la fase di cool down, comunque la frequenza cardiaca resta comunque variata verso l'alto, meglio in partenza di seduta. Magari l'atleta arriva al campo, arriva in palestra, ci dice che quel giorno lì non si sente tanto bene, lo mettiamo sdraiato per terra, gli prendiamo la frequenza cardiaca e notiamo subito una discrepanza. Se presenta un percentile di 10% in più di frequenza cardiaca rispetto a quella che è la sua normale frequenza cardiaca a riposo, quello è un marker di uno stato di malessere, di uno stato di, diciamo, di controprestazione per quel dato giorno. Abbiamo poi anche un discorso che è semplicemente valutabile in funzione di quelli che sono i riscontri nel rapporto tra carico e reazione. Se mi attendo che quel dato lavoro, che possa essere, non lo so, di corsa, di quello che volete, di salti, di pesi, mi dia un riscontro e poi non me lo dà, io devo valutarla questa cosa. Cioè se io ipotizzavo di fargli fare i famosi 10 scatti da 10 secondi e lui al quarto, al quinto non ce la fa più, devo valutare questa cosa, in particolare se la seduta precedente aveva sostenuto il volume, oppure se in linea teorica io ho fatto tutti bene i conti, calcolando bene i parametri, quella situazione doveva essere sostenuta. E allora che cos'è andato storto? Logicamente bisogna poi andare a cercare di approfondire. Ci sono poi appunto dei modelli di tipo matematico. In alcuni casi, un po' più evoluti, si fanno le curve del lattato. Quanto tempo ci rimette l'atleta a rientrare in uno stato di, si chiama omeostasi, cioè di parametri costanti. Quello logicamente ci dà dei parametri che potrebbero essere prevedibili. In questo caso ovviamente è più per conoscenza personale che poi ovviamente di possibilità realmente diretta, anche se poi in realtà non è neanche una situazione così costosa come potrebbe sembrare. Quindi usare
ma non abusare della tecnologia è assolutamente uno di quelli che potrebbe essere i nuovi trend che sarebbero da tenere in considerazione per quello che è l'evoluzione della metodologia dell'allenamento. Quindi utilizzare per esempio delle applicazioni che misurano le accelerazioni o piuttosto semplicemente delle video analisi in slow motion per capire alcuni dettagli che ovviamente ad occhio nudo non si riescono a percepire. Ripeto, utilizzare sì, senz'altro, per avere comunque dei riscontri, ma non abusarne, perché poi alla fine della questione dobbiamo imparare anche a mettere un che di artistico all'interno del nostro allenamento. Non è soltanto una scienza, c'è sempre un quoziente di modeling da parte dell'operatore. Quindi l'allenamento non è soltanto una somma di stimoli. La performance è data da stimoli, dal potenziale di quello che è la prestazione stessa del mio atleta o della mia squadra, meno le interferenze, che sono le problematiche, che sono il fatto che il mio atleta abbia supercompensato o no l'allenamento precedente, abbia recuperato muscolarmente, abbia recuperato abbastanza, se sia già adattato. E questo ovviamente fa sì che possa essere una somma di parametri, di variabili, che come termine finale ci dà il risultato. Abbiamo quindi di fatto una reazione causa-effetto che è determinata da stimoli, supercompensazione e nuovo stimolo. Quanto più siamo bravi a gestire questo tipo di rapporto, tanto più saremo bravi ad allenare. Dovremmo far sì che il nostro atleta passi da quelle che vengono definite delle situazioni di overreaching, quindi stimolazioni, senza però sconfinare in quello che viene definito overtraining, che sono di fatto un passaggio fuori giri rispetto a quello che è il livello dell'allenamento stesso. Quindi possiamo parlare di fatica funzionale, quindi una stimolazione positiva, uno stimolo positivo che induce prima un aggiustamento, poi un adattamento in cronico e stabilizzato nel nostro atleta, oppure di una fatica non funzionale. In particolare in termini di volumi si sbaglia. Abbiamo esagerato in quella che è la nostra previsione di adattamento e abbiamo portato il nostro atleta o la nostra squadra a controperformare. Perché? Perché il livello di stimolo è troppo elevato e le interferenze salgono troppo. Immaginiamola così. Se io faccio un allenamento, immaginiamo di allenare le gambe per saltare di più. A fine dell'allenamento e nei giorni successivi, i DOMS, che sappiamo tutti che cosa sono, mi impediscono di saltare di più. Mi impediscono di saltare di più perché ho male alle gambe, fondamentalmente. Però piano piano i DOMS svaniscono e a tendere dovrei avere una risposta dal punto di vista dell'organizzazione del mio organismo a migliorare. Quindi quando ricomincerò a stare bene, in teoria, dovrei essere più performante. Se però prima di effettuare questa fase di recupero completo, in cui ho assorbito tutto lo stimolo e ho portato il mio organismo a un nuovo status di livello, gli do un nuovo stimolo,
E logicamente cosa fa il sistema? Il sistema peggiorerà ulteriormente. Perché? Perché era già affaticato e io vado ancora a caricare sopra altro volume. Questo porta ad una fase di over, prima reaching e poi overtraining. Quindi diventa una fatica non funzionale. Sono stimoli di volumi a vuoto, regalati, sudare la maglietta, ma in realtà non portare a casa in termini di risultato niente. Il monitoraggio sarà il nostro risultato. Tanto più io sarò bravo a monitorare questo flusso di stimolo e riposo, tanto più il mio atleta e la mia squadra performeranno. Quindi abbiamo capito che il recupero è assolutamente una fase di tipo centrale. E il sonno è un valore fondamentale per quanto riguarda le condizioni di recupero. La bibliografia scientifica è ricca di pubblicazioni che parlano di quanto gli atleti dormano male, recuperino male. Perché? Perché ci sono diverse variabili in corso. Anche in questo caso, sempre per quanto riguarda lo stress psicologico e biologico, magari hai finito la partita e poi te ne vai a letto, però ci continui a pensare, l'adrenalina resta ancora alta, magari sei in viaggio, magari ci sono dei fusi orari e questo disturba il tuo sonno. Il sonno mancato ovviamente è un fattore di rischio. Ci sono delle pubblicazioni che dicono che moltissimi atleti, anche di elite, dormono meno di 6 ore al giorno e soprattutto ci sono altri studi che correlano l'insorgenza di un infortunio grave in funzione di un mancato sonno. Cioè, meno dormi è più probabile che tu ti possa fare male. Quindi logicamente capite qual è l'incidenza di questo fattore. E quindi appunto, come abbiamo detto, un ruolo assolutamente centrale. E poi ci sono dei discorsi che sono sia di quantità sia di qualità. Perché? Perché comunque non conta soltanto quanto dormo, ma anche in che stadi del mio sonno passo la mia fase di recupero durante la fase notturna, durante la fase in cui dovrei dormire. Sapete che ci sono diverse fasi del sonno e nelle fasi profonde in cui il corpo si ristora, in quello che fa quello che viene definito il downscaling, cioè la ripulizia di quelle che sono le sinapsi e quindi della capacità di incamerare nuovi stimoli. Quindi mancato sonno potrebbe voler dire non riuscire più ad accogliere nuovi stimoli. E quando parlo di nuovi stimoli non intendo soltanto nuovi stimoli motori, ma anche cognitivi, coordinativi. E questo potrebbe essere assolutamente centrale per quanto riguarda la fase dello sviluppo anche in età giovanile delle nostre piccole squadre, dei nostri piccoli atleti. E quindi abbiamo da fare un monitoraggio e un'ottimizzazione, cercare di dare dei consigli, cercare di dare dei parametri. Il discorso è assolutamente complesso, però bisogna esserne coscienti per poi poterlo padroneggiare e comunque essere di aiuto in qualche modo. Ci ho steso sopra un piccolo articolo, se volete potete andarvelo a leggere sul mio sito, dove do alcuni consigli, dove do alcuni parametri, dove spiego un pochino più in dettaglio quanto l'incidenza del sonno sia importante e possa essere determinante, perché poi alla fine è una delle porzioni più grandi della nostra vita in cui noi passiamo il nostro tempo. Quindi fare questo investimento in termini di allenamento potrebbe darci dei grossi riscontri, in particolare per quello che le nostre fasi di recupero. Quindi, per concludere, abbiamo una serie di parametri e tutti questi parametri devono essere sì programmati, ma flessibili. E per far sì che questa cosa avvenga in maniera sistematica, verificabile
e più attendibile possibile, dobbiamo assolutamente tenere in considerazione la biodisponibilità dei nostri atleti, dei nostri ragazzi. E come si fa? Monitorando i recuperi. Essere capaci di valutare se il nostro gruppo, se la nostra squadra ha recuperato, diventerà quasi più importante dell'allenamento stesso, perché determinerà un passaggio tra il volume di stimolo, che ovviamente dovrà essere adeguato, organizzato e condotto in maniera metodica e sistematica, in maniera precisa, ma soprattutto l'assimilazione dello stimolo stesso nella maniera corretta. Questo diventerà determinante per far sì che i nostri risultati migliorino in maniera drastica.